Una distesa di buche, la maggior parte dei veri e propri crateri, ma anche avvallamenti in tutta la zona dedicata alla sosta dei veicoli in via delle Querce. Si presenta così l'asfalto in questo tratto di strada situato a Ponte Metaurafano, una situazione che continua a rappresentare sia un pericolo per le persone che un incubo per gli automobilisti. Da quanto tempo ci sono le buche su questa strada? Ma io gestisco questo locale da un anno, le ho sempre viste, poi ovviamente con la pioggia e il peggioramento delle condizioni si sono allargate o alcune più profonde di prima, però ci sono da sempre, da quando io sono qua. Lo avete già segnalato al comune? L'abbiamo segnalato diverse volte al comune, sia gli operatori del comune che vengono a fare i lavori che direttamente con le telefonate, però non abbiamo avuto mai nessuna risposta né positiva né negativa, completamente assenti. I clienti si sono lamentati, vi hanno fatto notare questo problema? Sì, ce lo segnalano sempre, quasi danno la colpa a noi, come se fosse la strada nostra e da sistemare a nostre spese, ma in realtà quella è una strada del comune o della provincia, non so a chi spetta, ma il problema è che essendo molto profondo le buche ci lasciano veramente, strisciano i paraurti e fanno danni alle macchine, quindi di conseguenza non sono contenti quando parcheggiano. Per fortuna è un 4x4, però insomma è una situazione un po' problematica. Abbiamo più buche che asfalto. Adesso con la mia non si sentono, ma con una macchina normale fai fuori gomme, cerchi e ammortizzatori e non paga il comune. Davanti casa mia io ho il parcheggio per disabili, per mio fratello non posso. Dove abita? Metterla. Viale Giulini, non posso parcheggiarla lì. Perché sulla strada ci sono due buche così, con i sassi grossi così. Ho dovuto far riverniciare i cerchi del Range Rover, che non costa poco, perché saltano i sassi, ma non i sassolini, sono grossi così. Dunque uno stato di degrado che riguarda diverse strade cittadine. La giunta comunale ha già approvato il nuovo piano di asfaltature da 4 milioni di euro previsto per il 2022, ma nella lista che era stata comunicata alla nostra redazione non compaiono né Viale Giulini né Via delle Querce. Ci siamo spostati, siamo alla sanitaria, anche qua ci sono persone anche diversamente abili. Quali problemi riscontrate? Ma molti problemi, perché la strada è veramente un disastro. Ci sono buche pericolose, perché da noi ci sono disabili, anziani, persone con deambulatori, con stampelle, e quindi diventa molto pericoloso passare e magari cadere su queste buche. E quindi, per la loro incolumità. Esatto, per l'incolumità, la sicurezza, è giusto che provvedano il prima possibile, anche perché ormai andiamo avanti da diverso tempo, insomma. Anche voi lo avete già segnalato in comune? Sì, è stato segnalato anche privatamente, abbiamo un numero di telefono al quale chiamiamo per segnalare questo disagio, perché poi si tratta di un disagio. Avete ricevuto lamentele particolari? Sì, proprio per questo abbiamo comunicato più volte al comune, perché i clienti si lamentano e se la prendono con noi di questa strada disastrosa, soprattutto dei parcheggi, perché poi è lì che c'è il maggior pericolo.